manca una curva e Danselmi chiude la in prima posizione e Rosu in seconda per la gara. Andiamo su Cacciatore, Aulo Cacciatore all'interno, su Ramonciti, Dadai, eccolo qua, taglia in questo momento il traguardo e se la porta a casa, inseguito da William Vero e quindi da Davide Danselmi. E dietro però c'è lotta ancora con Buffoni e Fabio Dammora per la lotta alla quinta posizione. Quindi andiamo su Davide Danselmi, ragazzi, vincitore di questa gara 2, non l'abbiamo mai inquadrato, è partito da solo, 10 secondi e 2 con un best time di 1.36 1.198. Davide Danselmi si aggiudica gara 1 qui a Valencia per questo campionato per principianti e debuttanti. Bravo a lui in solitaria, ma andiamo su Davide Danselmi che fa l'unplane questa sera, primo in gara 1 e primo in gara 2, ragazzi, unplane per lui, doppio punteggio pieno. Rimaniamo su Danselmi perché mancano 7 secondi, se chiude prima di questi 4 secondi finisce la gara, vediamo se avrà un altro giro. Finito e Danselmi vince il traguardo, vediamo Dammora in uscita, vediamo. Mamma mia, ragazzi, Dammora si difende e arriva in foto finish. No, davanti, quindi Maurizio Caparotta, Fabio Dammora, Davide Danselmi, Ramonciti dietro, davanti a Emanuele Mastro Battista. Poli, eccolo qua, ultime curve per lui. Un uomo missile. Eccolo qua, Costanza che paga. Ragazzi, non si è fermato in box, con un po' di fortuna Costanza, ma ragazzi, se l'è portato a casa, eccolo qua, alza il piede addirittura, forse. Grande Daniele Poli che vince questa prima gara del mini campionato di Assetto Corsa Competizione, bravissimo, un applauso a Daniele Poli, ragazzi, perché è stato veramente straordinario. Andiamo a vedere se becchiamo Napolitano, seconda posizione, bravissimo. Daniele Poli, eccolo qua, siamo con lui, andremo in camera car proprio con lui, eccolo qua, vediamo lo specchietto lì dove c'è Montalbano che si avvicina, ultimissime curve, mi sa che ha poca benzina. Eccolo qua Daniele Poli, ultimissima curva, Daniele Poli la porta a casa, ragazzi, Catalogna è sua, gli appartiene e vince Daniele Poli, bandiera a scacco. Mamma mia, bravissimo, un applauso a Daniele Poli, ma un applauso anche a Giuseppe Montalbano, ragazzi, che gli ha messo una pressione per un'ora, bravissimi. Però 10 secondi ancora, può essere. Mi sa che non gliel'ha chiamata, si alza il piede. 3, 2, 1. Sì, sta alzando il piede. Alzando il piede, si pesca la bandiera scacco. Leader ha terminato la gara, ragazzi, bravissimo Daniele Poli. Andiamo a vedere Napolitano che è in seconda posizione, finisce anche lui in questo momento. Bravissimi tutti e due, anzi bravissimi a tutti i piloti in pista. Sì, esatto, bravo. Don Tortella che ha praticamente accalappiato da subito il primo, che era Mantini, non l'ha mollato un attimo, aveva una marcia in più, si vedeva, ed è stato costante, ha fatto praticamente una gara 1 perfetta. Tortella, complimenti a lui, è stato molto bravo. Assolutamente sì. Tortella all'ottava posizione, non si accontenta, settima, Tortella è settima. Neanche il tempo di nominarlo, che questo già ha recuperato, ha già la settima posizione, partito 17esimo, ha proprio una marcia in più Tortella, dobbiamo fare i complimenti a questo ragazzone. Intanto, caro amico mio, Daniele Poli ha fatto Marameo Lorenzo Tortella e si è preso la terza posizione. Ne approfitta Lorenzo Tortella, intanto alla quarta posizione, ha recuperato tantissimo, era partito 17esimo, leader assoluto di questo primo evento Tortella. Arrivato primo in gara 1, in questo momento in gara 2 copre la quarta posizione. Li chiude la porta. Si toccano di prepotenza. Poli riprende la seconda posizione. Attenzione, Mattia De Grottaglia, vediamo se Pugliese risponde.
vediamo ancora davanti Daniele Poli, manca un minuto 60 secondi, 60 secondi di brivido per il secondo e terza posizione, perché dietro c'è un certo Lorenzo Tortella che questi 60 secondi vuole fare praticamente di tutto per recuperare ancora qualche punticino preziosissimo e importante per il suo team, che sta andando fortissimo questa sera, perché Poli, ricordiamo, fa squadra con Tortella. Vediamo che succede. Colpo di scena? Non voglio crederci, perché a questo momento Daniele Poli alla seconda posizione è a seguire Lorenzo Tortella, Mattia Legrottaglie si fa soffiare, non ci credo, la terza posizione, colpo di scena. Daniele Poli festeggia a modo suo la chiusura di questa gara 2. E mamma mia, che cos'è accaduto? Cos'è successo? Cos'è successo, signori? Attenzione, perché dietro Tortella comincia a farsi vedere in un modo un po' più arrogante, dietro gli specchietti di Cortese. La coppia Tortella e Poli dietro a Cortese, i due compagni di squadra non vogliono lasciare niente agli altri. Non si schioda di niente Tortella, concentratissimo anche lui, non ha sbagliato nulla. Non è partito molto bene, ma la terza posizione la sta proteggendo la grande Daniele Poli, che perde qualcosa dall'amico Tortella. E va dietro Daniele Poli, deve stare attento, perché Fabio Napolitano mi pare che si è avvicinato tantissimo. Attenzione, perché Tortella sta attaccando, sta minacciando in questo momento Gianluigi Cortese. Vediamo se dà lo spazio Gianluigi Cortese, di più della porta per la seconda volta. Mamma mia, come si sta tenendo molto bene. Fumano, slittano le gomme di dietro, la pelle di dietro. E dietro a Poli, mamma mia, si fa vedere anche Napolitano. Non riusciamo a commentare tutto quello che sta accadendo in questo momento. Napolitano che si fa vedere anche, guadagna la posizione. Napolitano in questo momento è alla quarta posizione, deve stare attento, perché Poli ancora attacca Napolitano, lo svernicia in questo momento, ma perde, sbaglia, stacca. Attenzione, taglia un po' di pista, vediamo il server cosa deciderà. E Tortella che davvero non lo molla davvero, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto che hanno fatto 12 giri così. Cioè 12 giri di ansia e di stress. Partenza, Tortella che infila dall'interno Castelli. Tortelli che in questo momento è l'ottava posizione. Sapevamo che Tortella non se la teneva. Molto interessante vedere in questo momento Tortella all'attacco di Poli, perché in gara 1 Poli ha minacciato Tortella. E poi ti faccio notare che Tortella in questo momento è la quinta posizione. Wow. Ha recuperato tantissimo. Stiamo parlando di un signor pilota, eh. E attacca ancora guarda, Daniele. Poli, vediamo che combina. No, Fabio Camarata è davanti, vediamo, l'è proprio attaccato. Mamma mia, perde quasi l'auto, proprio fanno sfiorare i paraurti delle loro Porsche. Attenzione, Tortella attacca Max Zerbin. Eccolo qua. Vediamo se Zerbin ha fatto fino la adesso. Ma Zerbin ha fatto una bella gara 1 pulita, e gara 2 in questo momento sta difendendo la seconda posizione. Vediamo se almeno il podio riuscirà a mantenerlo. Miocchi su Basilico, attenzione, Miocchi su Basilico, ultimo. Attaccatissimi! Sì, mamma mia, esce, sporca le gomme, Miocchi, vediamo che combina, vediamo se riesce a prendere la scia. Dall'interno! Sbaglia Basilico! Però fortunato comunque Basilico, perché davanti ha i suoi due compagni di squadra che stanno portando davvero punti preziosissimi. I ragazzi davanti sono veramente velocissimi, quindi per me ottavo era, mamma mia che risultato, senza allenamento. E ti faccio notare che Tortella, lo vediamo in questo momento, ha già recuperato tantissimo a danni di Gnocchi. Assolutamente Gnocchi. Sicuramente si è accorto della livrea nera e rossa di un certo Tortella. Tortella non perdona, ricordiamo. La livrea Kinder. La livrea Kinder. La sesta posizione in mister Ferraria, Daniele Poli. Anche lui esce un po', prende molto il cordolo. E poi dietro abbiamo Nixos 1-2-3. E occhi puntati in questo momento dal leader indiscusso di questa gara. Abbiamo davanti Lorenzo Tortella. Lorenzo Tortella. Adesso, signori, è stato bello, grazie, arrivederci. E mi pare di averla già vista questa scena. Anch'io. L'ultima volta. Cioè, comunque c'è Daniele Poli che sta andando piano. Non vorrei che avesse finito la benzina. Attenzione. Sì. Ma non ci credo. Sta così arrancando, bestemmiando, snocciolando santi come se piovesse, perché vedo che sta veramente, veramente andando piano. Dunque, camera gas per lui, vediamo se riusciamo a vedere un po' se è davvero che gli manca benzina. Si è fermato il box, lo vediamo in questo momento. Peccato Poli, peccato.
Da ragazzi, vi potete rifare sicuramente gara 2. Non abbiate paura, non abbiate paura. E intanto davanti ancora a tutti Lorenzo Tortella, bravissimo, sì. Bravissimo Lorenzo Tortella, ricordiamo che lui fa parte del team, della Road to Racing Team. The winner is Lorenzo Tortella. Oh, e adesso Poli ha come obiettivo lui davanti, Mucchietto, vediamo, lo raggiunge, è proprio praticamente vicino, forse ce la fa a prendere anche la scia. Guardalo, ma cosa è vicinissimo, facendo? Mucchietto deve essere ma corretto. Ma cosa sta facendo? Ma hai visto, Poli, scatenatissimo Poli. E Tortella, che sale alla quarta posizione. Sì. Vuol raggiungere tutti quanti Tortella, bellissima questa gara 2, si prevede davvero una gara spettacolare ed eccezionale perché Daniele Poli davvero non demorde, si fa vedere sempre dagli specchietti del buon Mucchietto, vediamo se Matteo riesce a difendere la sua prima posizione, non vorrei essere nei panni di Matteo in questo momento perché Poli sta cominciando a fare la sua pressione, il suo lavoro psicologico. Non lo stacca, prende la scia, si fa vedere dagli specchietti ma decide di non superarlo in questo momento, preferisce stare lì dietro, ho questa impressione. Attenzione perché Daniele Poli ha appena superato Mucchietto in questo momento. Lo voleva, la prima posizione la voleva Mucchietto, ha cercato di difendersi finché ha potuto ma ha dovuto lasciare la posizione e intanto dietro un certo Tortella e Miocchi. È tutto ingrifato come una volpe in calore. Ma, e Miocchi da dietro minaccia. Tortella adesso in questo momento è all'attacco. Guardalo di Mucchietto, Tortella ce la fa, supera cattiveria. E alla... però guarda che Mucchietto No, Tortella riesce a prendere la seconda posizione e ne approfitta anche Miocchi in assoluto che se n'è andato. Daniele Poli, il missile terra-aria con la livrea intanto, della perdonami, c'è Cortesi. I 10 secondi più importanti di Daniele Poli della sua settimana, 9 secondi, vediamo se Daniele Poli riuscirà a conservare la sua prima posizione. Grande Poli, ma Tortella si avvicina tantissimo, questi sono i secondi principali. È finita e forse ce la fa Poli a conservare la sua prima posizione in questo momento. Poli The Patriot, lo chiameremo The Patriot. Poli, facciamo un camera car per lui. Vai, eccolo qua. Vediamo come fa scivolare bene l'auto, come disegna bene la geometria della pista. Stacca molto bene, si avvicina tanto Poli ai danni di Alessandro Mattini. Prende la scia qui in questo momento. Vai dritto Daniele, vediamo che combina. Ma poi c'è Daniele Poli, detto anche The Patriot, il missile terraria che sta spingendo con i suoi ugelli del missile. Lì qua, mamma mia. Ed è passato. The Patriot ha passato Mantini. Ha fatto un sorpassone in quel discesone da 33 gradi. Si fa vedere, vediamo. Sta cercando di reinventarsi le leggi della fisica per poter superare il buon Antonello Miocchi. Vediamo se Tortella riesce quindi a scrivere la sua nuova equazione su come prendere meglio le curve. Guarda Tortella, mamma mia. Tortella è sorpasso. Vediamo, ce l'ha fatta in questo momento. Ce l'ha fatta. Bravo Lorenzo. Sapevamo che ci dava delle gioie. Mancano poco meno di 3 minuti. Daniele Poli, quanto manca Luca alla chiusura di questa gara 1? Un minuto. Sarà un minuto lunghissimo per Nixos perché c'è Tortella che ha tirato fuori lo standard di guerra, ha suonato il corno da caccia e si è messo dietro a Nixos. Lorenzo Tortella davvero ha davvero fatto la differenza anche in gara 1 fino alla fine, prende il podio. Tredicesima posizione, il missile terra-aria, Daniele Poli esce proprio. Sbaglia tutto. Scusami Luca, ma prego. È proprio un'eccezione vedere Daniele Poli che sbaglia tutto ed esce. Tortella passa per le grattaglie. Eccolo qua, lo vediamo in questo momento per la quinta posizione. Mamma mia, Tortella davvero sta facendo qualcosa di eccezionale. Sta facendo famiglia considerando che è partito dal fondo dello schieramento. La famosa guida champagne. Insomma, è una gara abbastanza intensa, io credo che anche ne resterà soltanto uno. Tortella su Nixos si infila come la cruna del lago. Mamma mia, Tortella alla quarta posizione. Perché Tortella ha tirato fuori lo stendardo di guerra, ha suonato il corno del vichingo e ha detto... vado a prendere Fabrizio Micheli. Mancano 2 minuti, saranno 120 secondi di fuoco, signori. Eh sì, eh.
E ci dicono anche dai commenti, è vero, Tortella di un'altra categoria proprio. Quarto posto, cucchiaio di legno per Lorenzo Tortella. Vediamo se Tortella riesce a riguadagnare la posizione, ma Gianluigi Cortese, ricordiamo che il gallipoliano, vediamo se riesce a conservare la sua terza posizione per arrivare fino alla fine al podio. Tortella stacca molto meglio, si avvicina tanto, volano qui le auto, un piccolo dosso. C'è un dosso lì. Mamma mia, come vicinissimo, va lungo Tortella, guarda anche un po' più indietro perché c'è un certo Tortella che ha ripreso ancora una volta, ha ripreso il povero Cortese. Stanno dando davvero una frizzatina, un po' di champagne, un po' di guida champagne per noi, grazie ragazzi. Mi pare di averla già vista questa scena anche l'ultima volta, che Tortella c'ha questa strategia quasi snervante, fa un lavoro psicologico ai danni di Gianluigi Cortese, l'ha sempre fatto, quello di restare sempre da dietro e poi magari all'occasione, all'occorrenza, attende il primo errore per approfittarne per poi superare. Mamma mia, sta respirando tutti il gas di scarico di Cortese, ma Cortese sta facendo davvero un lavoro eccezionale, non chiude proprio la porta. Di... Ma che roba, guarda, mamma mia, dall'interno forse ce la fa, si toccano leggermente... Forse Giuseppe Basilico, sfortunato anche lui in questa gara 1. Si sono toccati, si gira Daniele Poli che fa praticamente da tappo a Nixos. Daniele Poli sfortunato. Abbiamo Basilico con la livrea della Kinder. Mamma mia, Basilico, lo vediamo, deve stare attento perché dietro ci abbiamo Roby attaccato da un certo Tortella. Tornando con Tortella che lo stanno pressando da vicino. Guarda Tortella che bella questa scena, bellissimo. Tortella si fa vedere dagli specchietti di Roby, cerca di farsi notare da Giuseppe Basilico. Attenzione perché Tortella, vediamo se ci riesce, vediamo che combinano i due, sono accanto. Ce la fa Tortella, ma sono vicinissimi, cerca di incrociare Orrando ma non ci riesce Tortella. Bravo, bravissimo. All'interno, ma va, attaccatona, Ale, no, schiaffone, chiude la porta Orlando. Cosa stanno combinando Tortella e Orlando? Davvero se ne stanno dando di santa ragione, e a favore di curva in questo momento. Vediamo se riesce a disegnare la giusta geometria, ma non riesce perché Orlando chiude ancora la porta. Tortella non riesce davvero a trovare lo spazio giusto. È Mantini. Attenzione perché ancora Tortella attacca Orlando, ma Orlando allo stesso tempo attacca Basilico. Non riusciamo a capire cosa sta accadendo. C'è Orlando che proprio non ci sta a farsi passare da Tortella, ma Tortella forse ce la fa questa volta? No. Orlando va lungo Mantini dietro per infinità, e Orlando che sta facendo praticamente da tappo a Tortella, strategia tra i team per bloccare questo missile terra-aria chiamato Tortella. Perde l'auto! No! Orlando perde l'auto. Che adesso, mamma mia, questo terzetto delle meraviglie. Tortella va davanti, li lascia dietro a tutti. Basilico, lo vediamo in questo momento, che ci prova, ma deve stare attento perché il napoletano da dietro si cerca di infilarsi. Che Poli vuole infilarsi dall'interno, lo vediamo in questo momento, forse ce la fa, incrocia Poli ma non ci riesce. Fabrizio Micheli, avere dietro un certo Daniele Poli non è facile, i due si conoscono molto bene, gareggiano da tanti anni fianco a fianco, vediamo se Fabrizio Micheli con la sua esperienza riuscirà a chiuderlo. Poli, mamma mia, quanto è vicino Daniele Poli, ma poi Fabrizio Micheli parte molto bene, gli dà ancora distacco Daniele a Daniele Poli. Fabrizio Micheli, che gli funzionano ancora gli stop della sua Porsche. Vediamo che combinano. Stacca molto bene Poli, si avvicina, va a destra, vai Daniele, vai prima, seconda, terza, vai quarta, in scia in questo momento. Fabrizio, chiudi, ce l'ha dietro il missile terra-aria. Poli cerca di disegnare la giusta geometria per superare. Chiude tanto Fabrizio Micheli. Mamma mia, Fabrizio Micheli mette in chiaro le cose, dice: questa è casa mia e faccio di tutto per difendere la mia posizione. Ma Daniele Poli non ci sta, perché prepotentemente si fa vedere dagli specchietti, incrocia, incrociano, si toccano i due. Mamma mia, è più veloce Poli, ha una marcia in più, magari anche il TS con lui. Oh mamma mia, Poli sempre più vicino, ma Micheli
davvero sta sudando freddo Fabrizio. Fumano le gomme in questo momento. Cominciano a farsi sentire. Recupera un altro secondo. E intanto Poli, ecco, attaccatissimo a Fabrizio Miceli. Non lo molla. Vediamo. Scivolano le auto. Vediamo se accarezzano bene il cordolo. E Daniele Poli che davvero non molla. Fumano le gomme. Escono tutte e due. C'è Poli che è praticamente incollato. Qui abbiamo Lorenzo Tortella che recupera ancora tanto del gruppo della Road Racing Team. E Daniele Poli arrabbiatissimo, non riesce a superare la quinta posizione di Fabrizio Miceli. Adesso qui Poli deve dare tutto per tutto perché siamo all'ultimo giro. Ce l'affronta carica. Incrocia Poli! Forse ce la fa! Sono accanto, si guardano dai finestrini, si toccano, alzano il dito medio e supera in questo momento Poli Fabrizio Miceli. Ma no, Fabrizio risponde, una grande staccata di prepotenza, Fabrizio Miceli non ci sta. Mi viene quasi da piangere ragazzi. Pure a me. Da parte della simdriver.eu e da parte di tutti i piloti che saranno questa sera in pista. Ciao Matteo. Ci siamo ragazzi? Sì, io ci sono. Dai, per Matteo. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Ha un certo Tortella dietro, ma sta difendendo egregiamente. Cade ancora su Tortella, vediamo se riuscirà insomma a rendere la vita difficile a Antonello Miocchi. Tortella, camera car per lui, vediamo, lo seguiamo in prima persona, vediamo cosa sta vedendo lui in questo momento. Miocchi, sorpasso di Tortella. E ce l'ha fatta Lorenzo Tortella ad aver superato Antonello Miocchi. E Basilico, seguiamolo in questo momento. Vediamo se riuscirà ad avvicinarsi ancora di più a Giuseppe Napolitano. Stacca tantissimo Lorenzo Tortella. È un gran staccatore Tortella. Mamma mia, si è avvicinato proprio molto, rischia quasi di toccarlo. Sorpasso di Tortella all'interno, si toccano. Si toccano ancora. Poi arriva Tortella. Eccolo qua, Gnocchi. Fantasma Daniele Poli pure. Attenzione, fumano le gomme di tutti quanti. Tortella è infilato. Leggi Orlando. Che bel commento ha scritto Alfiero Selmin. Lorenzo Tortella all'inseguimento di Alessandro Mattini. Roby Orlando quindi alla terza posizione, attaccato da Antonello Miocchi. No, ma come si fa? No. Era troppo azzardata questa mossa, dai. Vai, cazzo, ho frenato pure in anticipo. No, cazzo, ho perso tutto quello che ho fatto, no. Ma no, dai. Ah, io mi sono stato divertito, anche perché la prima parte di gara l'ho fatto con l'handicap. Miseria. Ma tu lo sai che non mi sono mai girato in prova, mai mi giro in gara, ragazzi. vabbè, c'è la tensione nel recuperare chi sta davanti.
Peccato perché ti dico, erano tutti lì, secondo me. Forse in un giretto, sai, crisi di gomma all'ultimo. Vabbè, non importa, dai. È stato bello. Peccato, però vabbè. Bella gara, perché comunque mi sono divertito, sì. Gara 1 con Roberto è stata bellissima. Oh ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo campionato, io vi ringrazio veramente a tutti per averci seguiti, comunque è stato un gran campionato, ringrazio veramente tutti quanti per aver seguito questa gara un po' particolare dal cockpit, ci vediamo prestissimo, ricordate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, perché no, un commento, quello che volete ragazzi, ci vediamo prestissimo, ciao!